Ciao a tutti amici di YouTube, sono Informatica Tutorial. Una delle novità che ha accompagnato il rilascio della build 14936 di Windows 10 è la possibilità di disinstallare facilmente le app di sistema, senza ricorrere all'utilizzo di software di terze parti o procedure macchinose. Vi mostrerò due semplici guide su come disinstallare le app di sistema di questo OS. La prima guida è molto semplice, basterà andare semplicemente in impostazioni, recarvi in sistema, successivamente in app e funzionalità. Nella sezione dove saranno elencate tutte le vostre applicazioni potete selezionare il bottone disinstalla per le seguenti app: poste calendario, calcolatrice, Groovy Musica, mappe e meteo. Mentre altre come fotocamera, Edge o Cortana non possono essere modificate dall'utente. Per questo andiamo a vedere una seconda guida, dove andremo ad utilizzare un codice di disinstallazione mediante PowerShell, dove obbligheremo Windows 10 a disinstallare a forza queste app di sistema. Andiamo subito a vedere. Iniziamo con rimuovere Windows Feedback, contatta il supporto Edge e Cortana. Innanzitutto dobbiamo scaricare dall'indirizzo che lascerò in descrizione questo archivio da estrarre: rimuovere Cortana, Windows Feedback, contatto di supporto e Microsoft Edge. Cliccare su uno dei quattro file con estensione CMD, ad esempio rimuovere contatto e supporto. Con il tasto destro del mouse selezionare esegui come amministratore. Alla richiesta di controllo dell'account utente cliccate su sì. Attendere fino alla corretta riuscita dell'operazione. Riavviate Windows 10. Ripetete l'operazione per gli altri file con estensione CMD. Al termine, Cortana, Edge, Windows Feedback e contatto e supporto saranno rimossi dal sistema. Ora andiamo a vedere tutte le restanti app di sistema da disinstallare. Digitate nel box di ricerca Windows PowerShell, tasto destro del mouse e selezionate Esegui come amministratore. Scegliete quale app rimuovere e copiare il relativo codice dall'elenco in basso, incollarlo nel prompt di PowerShell e cliccare su invio. Le app che possono essere disinstallate sono le seguenti: OneNote, 3D Builder, Fotocamera, Post e Calendario, App MSN, Notizie, Meteo, Sport e Money, Groovy Music e Film e Programmi TV, Contatti, Connessione Guidata Telefono, Foto, Microsoft Solitaire Collection, Registratore di Suoni, Xbox, Calcolatrice, Mappe, Informazioni di Base e Sveglia Orologio. La possibilità di personalizzare il sistema secondo le proprie esigenze è sicuramente un'opportunità per coloro che hanno la necessità di ottimizzare le risorse del proprio dispositivo. Qualcuno fra di voi si è mai trovato in difficoltà a causa di limitazioni come queste imposte dal produttore? Quale applicazione nel caso andreste a rimuovere? Fatemelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Thank you.